Ci avrei scommesso, ragazzi, io ci avrei scommesso 1 milione di euro che non ho. Cioè, io l'avrei scommesso. Quando ho visto Eriksen che andava lì a battere la punizione, ho pensato, vedrà, adesso lo fa. Adesso, questo, perché è così, no? Cioè, è così. Ci hanno talmente rotto le palle con questa storia del culo Milan che adesso tutto ci sta tornando indietro. Tutto ci sta tornando indietro. Poi anche noi abbiamo le nostre colpe, però, ragazzi. Noi abbiamo le nostre colpe, già rosico a 2000, quando il Milan perde, già così in generale rosico, rosico, rosico tantissimo. Figuratevi voi perdere un derby così. Però, siccome in questo canale ci piace fare i video quando vinciamo, i video li facciamo anche quando perdiamo, perché a noi piace comunque essere così. A differenza di tutte le altre partite, l'Inter non ha meritato di vincere. Cioè l'Inter ha iniziato a giocare quando noi siamo rimasti in 10, quindi l'unica cosa a cui mi posso appendere è quella lì. Che comunque l'Inter ha iniziato a giocare quando il Milan è rimasto in 10. Perché fino a quel momento lì, se c'era una squadra che meritava di essere in vantaggio, era proprio il Milan. Poi, fine primo tempo, succede quella cosa tra Ibra e Lukaku. Non me ne frega niente, raga, non me ne frega niente. Però lì, se c'è qualcuno dei due che si è arrabbiato, era Lukaku. Giallo a Ibra, giallo a Lukaku. E inizia il secondo tempo e c'era lì l'altro giallo. Ce l'aveva lì così che gli frullava dentro nel taschino. Gli frullava dentro nel taschino perché voleva tirarlo fuori a Ibra. Ibra fa un fallo a centrocampo. Secondo giallo, va fuori, partita. Oramai compromessa. Ragazzi, rosico a bestia, cioè rosico proprio che non avete idea, rosico proprio che non avete idea, perché comunque questa è una partita che si poteva vincere, questa è una partita che si poteva vincere se fossimo stati in 11 contro 11, e invece no, in 10 contro 11 ci siamo portati in casa il problema, ci siamo portati in casa i casini e abbiamo pagato e siamo usciti, vabbè, fa niente, raga. Non rosico, raga, è inutile che vi dica delle palle, rosico, cioè rosico, veramente rosico di brutto. Però ci portiamo a casa il risultato e testa bassa e continuiamo a guardare quelle che sono le prossime partite di campionato. Le prossime partite che adesso che stanno per arrivare sono 3 partite di campionato che sono molto molto importanti, quindi occhio, sguardo verso quelle partite, però un'analisi va fatta di questa partita, ragazzi. È inutile far finta di niente, sto male dentro, cioè sto male dentro, sto male, già ripeto, sto male già quando il Milan perde, immaginate quando perde con l'Inter, sto male proprio dentro qua, proprio sto male. Allora, migliore in campo, Tatarusano, perché comunque prima del gol che abbiamo preso, c'era il gol su punizione di Eriksen, ragazzi. Eriksen, cioè non aveva mai fatto un'azione degna di nota nell'Inter. Arriva a giocare contro di noi. Hashtag culo Milan ancora, mi raccomando, adesso andate avanti a scrivere hashtag culo Milan. Non parlo ai rossoneri, ovviamente parlo agli altri. Senza parlare poi della storia dei rigori. Salutate la rigorista! Vi ricordate la battuta? Salutate la rigorista. Due partite, due rigori contro. Due partite, due rigori contro. Niente, raga, cioè, che cavolo vuoi dire di sta partita? Una partita che potevamo vincere se fossimo stati in 11 contro 11, abbiamo dimostrato di poterla portare a casa, invece no, ci sono stati dei giocatori che mi sono piaciuti particolarmente, scusate, vi devo parlare anche del peggiore in campo. Peggiore in campo sono due, peggiore in campo. Uno è Leao. Non puoi fare quel fallo lì. Cioè, no, Leao, non puoi fare quel fallo lì da rigore, Leao. Non puoi fare quel fallo lì. Cioè, parliamo del. Io capisco la foga, capisco che sei giovane e tutto, ma non puoi fare quel fallo lì. Leao, non puoi fare quel fallo lì. E l'altro è Meite, che ha fatto quel fallo lì su, ha dato la punizione per Eriksen. Non mi è piaciuto niente nelle fasi di gioco. Che mi è piaciuto invece, mi è piaciuto Tomori, ragazzi. Mi è piaciuto Tomori, veramente un bel giocatore. Va a centrocampo a marcare. Sto facendo molta fatica a farvi questo video, ragazzi. Sto facendo molta, molta fatica a farvi questo video. Trovo anche inutile adesso mettermi qua e farvi la pagella di quelli che sono i giocatori scesi in campo oggi. Non mi faccio la testa. Sicuramente non mi faccio la testa. Testa bassa e pedalare. Il Milan, adesso tornando a quello che vi stavo dicendo prima, il Milan adesso ha 3 partite molto importanti,
assolutamente da vincere, tutte e tre, per iniziare a fare la differenza anche in campionato e riuscire a rimanere lì in alto. Scusate, non sono assolutamente dell'umore per andare avanti a fare questo video, perdonatemi, ma il mio cuore rossonero in questo momento sta letteralmente sanguinando, quindi perdonatemi, qualsiasi tipo di ragionamento lo lascio a domani, mi rimane solo un grandissimo, grandissimo, grandissimo rammarico per questa partita, perché poi la giochi contro quelli lì e io tutte le volte che perdo contro quelli lì sto male. Prima di chiudere questo video vi chiedo la cortesia di lasciare pollice in su e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao a tutti ragazzi!